Oh, Dacciano, hai preso le cose per il cosplay? Fammi vedere, vai, se no. Non lo so, dovrei aver. Ladies visto. And gentlemen, welcome to Gangonets! Mr. Raindrop falling away from me now. Mr. Raindrop falling away from me now. Siamo sempre noi, Vash, Tachan, Yomi, e vi vogliamo parlare del Lucca Comics Games 2015. Esatto. E niente, parleremo delle nostre impressioni, di quello che abbiamo fatto in grandi linee, del viaggio, dell'hotel e tutto il resto. Purtroppo abbiamo fatto tipo una marea di cose, quindi siamo state abbastanza impossibilitate a girare molto. E questo è anche il motivo di questo video, perché... Ci è dispiaciuto non girare molti video, infatti, però abbiamo abbastanza foto da farvi vedere. Appunto, primo abbiamo fatto un viaggio organizzato dalla fumetteria di Pescara, e quindi era tutto incluso, viaggio, andata e ritorno, hotel, siamo stati 3 giorni, siamo stati venerdì, sabato e domenica, sì. 30, 31. Sì, ok. Quindi ci siamo fatti anche Halloween. Abbiamo fatto sì Halloween lì e niente, il viaggio è stato abbastanza tranquillo. Cioè, io almeno per la maggior parte del viaggio ho dormito sia all'andata che al ritorno, quindi non è che ho fatto più di tanto. Tipo 9 ore di... dormita. Anche perché la sera prima non avevo dormito per niente. Il primo giorno io ho fatto Alice nel Paese delle Meraviglie, versione tatuata. No, Alice tatuatrice l'abbiamo chiamata, era una Alice con ubriacona, con i tatuaggi e bla bla bla. E... io mi avevo una parrucca rossa. E Vash... facevo Kyoraku Village e anche trovato il gruppo Shinshui. Ho trovato il gruppo, mi sono divertito un pochino, ho fatto delle foto col gruppo e io ho trovato anche un alicio. Ah sì. L'alicio molto kawaii. Beh, gli alici ce n'erano abbastanza. Gli alici, soprattutto per un mare di alici. Più della pizza. Di gruppo. Il primo giorno ci siamo veramente ammazzati, io sono ritornato all'albergo con le gambe distruttissime, anche perché non stavo proprio benissimo. Luca è enorme e girarla è veramente tosta. Cioè stavamo cercando di fare la cosa che dovevamo fare in 3 giorni in un giorno solo, infatti abbiamo visto un sacco di cose e nonostante tutto ci siamo ammazzati. Questo perché il sabato e la domenica, cioè se andate a Lucca Comics per girare gli stand, per comprare qualcosa, approfittate nel giovedì e venerdì. Sabato e domenica sono molto più pieni, quindi è un pochino più difficile. Viaggiando in cosplay, vedere cose diventa alquanto difficile, perché scomodità di stare in cosplay, quindi abbiamo girato stand, abbiamo comprato cose negli stand e... non mi è tanto piaciuto quello che organizzavano alla Japan Town, non si fa con punto per me a Japan Town, perché era molto roba... c'era solo la gara dei cosplayer della Marvel, che quella lì era un pochino più importante, per il resto era il parco piccolissimo. Anche imboscato, eppure imboscato tra l'altro. E non c'era niente di particolarmente... A una certa ha cantato un... fake... che cos'era? Era un, no, quelli sul palco grande. Era tipo un cinese. Sì, un samurai, samurai che cantava le canzoni napoletane. Faceva ridere. Dopo però. Aver cantato la sigla dell'Attacco del Gigante. Esatto. Però, faceva ridere. Ti chiamalo. Uno mette nella sua tracklist Attacco dei Giganti, canzoni napoletane. O sono mio, lì, per i samurai. Più o meno questo è stato il primo giorno, in grandi linee. Sì. E il secondo giorno io ero vestito da Soldatino Verde. Io da... L'Army Man. Io ero vestito da Pitu, di Hunter x Hunter. E... io ero Gasaiyuno di Mirai Nikki. È stato molto bello pettinare la parrucca. La parrucca di Yuno. Capelli rosa everywhere. Sai che io ho trovato l'altro giorno nella mia borsa che non ho portato a Luke. Wow. I capelli rosa di Yuno. No, inizio ad avere paura. Però è una parrucca magica, perché
pettini e tiri via capelli, cioè ti puoi trovare un'altra parrucca sul pettine, però in realtà i capelli rimangono sempre sì. No, cioè la parrucca è sempre... Devo studiarmi anche lì. Sì, sì. E il secondo giorno è stato molto... cioè ce la siamo ci presi siamo un po' molto... divisi. Ci siamo secondo divisi, giorno. Però ce la siamo presi molto più con calma. Comunque, nonostante tutto, a parte sta divisione che abbiamo fatto perché lei ha avuto... Io ho trovato il gruppo di Hunter. Ha trovato il gruppo di Hunter Hunter che ci si era messo d'accordo prima, ha detto guarda ci incontriamo lì, facciamo foto, andiamo era una in cosa giro. Molto figa, anche perché di solito i gruppi numerosi li fanno di One Piece, Naruto, Fairy Tail, Bleach, fine. Di Hunter Hunter o non trovi mai cosplayer o trovi i soliti Hisoka a milioni. Vabbè, spoiler, se vedete le nostre foto, ma intanto le manderò, se vedete le nostre foto ci sta uno spoiler di Hunter Hunter vivente che cammina. E là è stata più o meno la fine mia, perché io ogni volta che mi fermavo, come è stata la stessa cosa di Roma, io da soldatino, da Armin, basta che mi fermo da una parte, cioè si inizia a formare tipo calca attorno, oh foto, guarda quello, il soldatino di Toy Story. Come a Romix. Come a Romix, tale e quale. Sì, cioè la scena è stata la stessa, solo che a Lucca c'è più gente e quindi la calca era di più. E il secondo giorno... E vabbè, era il giorno di Halloween. Era il giorno di Halloween, quindi siamo stati. Doveva esserci la cover band delle canzoni di The Nightmare Before Christmas, ma è cominciato molto più tardi di quello in cui doveva cominciare. E noi dovevamo il pullman alle 10 e ce ne siamo dovuti andare. Purtroppo, però abbiamo incontrato Yuriko Tiger senza fila, non c'era nessuna fila, quindi io ho la foto con Yuriko Tiger senza anche io, ed ero dipinto di verde, senza un po'. Abbiamo comprato qualcosina pure. E la soddisfazione più grande, mi hanno fatto le foto anche in notturna. Siamo andati al Covid degli Assassini senza fila. Da giorno non si poteva andare. E niente, poi... Siamo andati alla Cittadella pure. Sì, siamo andati, è vero. Che di giorno non c'era. Ah, e abbiamo... Io e lei siamo andati a vedere anche le automobili, tipo il generale lì, bellissimo, l'auto di Batman, l'auto di Bumblebee, anche Herbie, il maggiolino coraggioso. Basta, mi sa che basta. Il terzo giorno io ero vestito da prisoner, thank you, heavy machine gun, di Beta Slug, e ho incontrato anche due altri ragazzi simpaticissimi che hanno fatto Marco e Tarma, che siamo andati in giro praticamente un pomeriggio intero facendo con un cubo di queste dimensioni più o meno con la H scritta, dove c'era una fessurina fatta da me, ovviamente interamente fatto da me, e cacciavo degli altri cubetti da regalare alla gente che mi faceva oh guarda una foto, la gente proprio entusiasta si meritava qualcosa di mio creato da me, e gli ho dato questi cubetti con H, R, F che erano le armi di Metal Slug praticamente. Sì, uno quando fa i cosplay elaborati fa sempre successo, no? Quando basta mettersi un pantaloncino. Rosicone, sì. Rosicone. Grandissimi rosicone. Uso di armi, materiali. Sì, cosplay elaborati appunto. Sì. E poi noi il terzo giorno io e lei eravamo vestite da Taiga e Yuno. Quindi eravamo la tsundere e la yandere per eccellenza. O tsundere e yandere. Pronuncia scelta. Non siamo andati. Io allora. Spera, io due cose. Ho comprato i mochi. Sentate che io ho comprato il mochi il primo giorno. I mochi sono. Allora, sono una cosa. Sono dei dolcetti giapponesi che o ti piacciono tanto o ti fanno schifo allo yuki. Quindi sono dei cosetti morbidissimi, delle specie di marshmallow molto molto più morbidi. Una persona ha usato un termine per indicarli tipo. Parti genitali maschili, però sono ottimi, dentro c'era ripieno di mango, cioè erano buonissimi per me, per altre persone gli facevano schifo la consistenza, però erano buoni. Fine recensione sui noci. Su Luca due cose mi pento di non aver fatto, essere andata all'area game, anche se era un casino di gente, però io all'area game ci volevo andare. Troppa fila. E non aver fotografato il bimbo Yoda perché era troppo bello. Io ho visto il bimbo Buzz Lightyear. Io ho visto un bimbo Buzz Lightyear che era qualcosa. Un signore bellissimo vestito da Barbaro che portava in giro il figlioletto vestito da Pipino. La Lucca dei cani vestiti. Bimbi vestiti. Gatto. Il gatto vestito da Jedi era cattivo, di una cattiveria assurda. C'era anche un Carlino vestito da stentato, pure quello era film fantastico. Sì. Per i cosplay c'erano un'infinità.
cioè, soprattutto pieno, se volete, se volete andare a vedere tanti cosplayer, soprattutto sulle mura, proprio sulle mura di cinta, sì, vicino alla fontana dei cosplayer, che una volta andati lì la trovate per forza, è una, è vicino a una delle entrate. Ariel versione steampunk. Ah sì, mamma sì, mia, vero. Abbiamo visto anche varie sfilate la domenica, la sfilata steampunk, la sfilata della banda Bassotti, la sfilata di i Miwa, un bravissimo gruppo, andatevelo a sentire, per carità, guarda, farò anche, non mi ricordo come si dice, ma sono pubblicità. Troppo, non si dice pubblicità, non va bene, sono bravissimi, si chiamano i Miwa, fanno sì, Miwa fanno, rifanno le canzoni dei cartoni animati, però in chiave ska, in chiave jazz molto pimpante, capito? Quindi è bellissimo. Poi io mi sono innamorato dell'uomo tigre fatto da loro, perché era, cioè, proprio la cosa più divertente in assoluto. Andatevi a sentire perché sono bravissimi, hanno un canale YouTube. Poi niente, sfilate di, della Disney, della, del Signore degli Anelli. La League of Legends, perché League of Legends, perché League of Legends, League of Legends. E la cosa, un'altra cosa che ho notato è che c'erano un milione di giapponesi non cosplayer proprio che andavano lì a visitarlo, quindi secondo me quest'anno ha fatto proprio boom, perché cioè l'anno scorso non l'ho visto. Beh, comunque considera, se vengono a trovare i giapponesi, vengono a Lucca a vedere Lucca Comics. E visto che siamo a casa di Tachan, loro non hanno le cose da fare da mostrarvi, però dite che cosa anche avete perché comprato. Abbiamo comprato due cose. Io ho comprato un regalo a mia sorella, che sarebbe un cerno di legno fatto a mano con inciso il simbolo di Fairy Tail. E delle si chiamavano Waragi. No, i calzini i tabi si chiamano tabi, penso, okay, da quello che so, poi correggetemi se sbaglio, e che sono praticamente i calzini con per le infrarino, in sostanza quelle per le ciabatte samurai, che si chiamano waraci. Io ho comprato un orologio da taschino stile steampunk e una collana, cioè il ciondolo di Fullmetal Alchemist. E io le mie cose sono quella che ho speso di più, forse ho visto scialacquare i miei soldi come se nulla fosse. Credo di aver comprato solo questo. Cominciamo dalla cosa meno dispendiosa, ed è la collanina, non so se posso, dove l'hai presa, l'ho presa questa. Sì, lo stesso, sì, lo stesso. Fatta praticamente legno, quella, non so quella quanto si vedrà, ed è la collanina di Shadowhunters, è la luna della vista. Cioè appena l'ho vista ho detto no, è bellissima, perché poi è in rilievo, quindi con due linee diverse, credo. Sì. Proprio carina. E poi abbiamo questo qui, che è stato un affarone, l'ho preso l'ultimo giorno. Quando l'ho visto c'era 15 euro scritto sotto, non ci potevo credere. Quindi l'ho chiesto al tipo e ha detto sì, 15 euro. Oh, non mangerò stasera, però devo prendere questo, che non so come si vedrà meglio, però... E Ryuk di Death Note. Anche se questo poveraccio, io vi dico, cioè, cosa ho cioè, guardatelo, notate che è stato stuprato. Dai, su. È stato proprio stuprato. Poi abbiamo questa qua, la cosa più brutta del mondo. Questo, no, cioè, allora c'era lo stand della K-pop e teneva tanta di quella roba. E ho fatto un regalo a una mia amica e poi mi sono presa un CD. Avrei voluto Made, quello nuovo dei Big Bang, solo che ovviamente l'ultimo completamente esaurito, ed ho preso questo qua di G-Dragon, che sarebbe Cap d'età, quello. Ed è bellissimo, cioè c'è scritto qui, c'è il simbolo di G-Dragon e sotto c'è scritto, dietro c'è scritto The Revolution is in your mind, ed è così dentro, aspetta, cioè è bellissimo. Questa cosa che ho comprato è una linea temporale, però è quella più costosa, ed è questa, ovvero l'action figure di Capitano Levi dell'Attacco dei Giganti. C'è il peggiore di tutti. Davvero. Forza, il gigante colossale, il migliore, vince cioè, tutto. Comunque, guardate, cioè, è troppo bella, è proprio fatta bene, questa è proprio buona, capite? È proprio una cosa, a parte che è altissima. Quanto sarà? 50, no, 60, 70 centimetri, non lo so, comunque, eccola. No, no, 50. Ok. E quindi qua finisce la nostra avventura magica a Lucca Comics. Esatto, ci siamo in sostanza, ci siamo divertiti, okay. Siamo stati, il fatto che siamo stati in compagnia ci ha reso ancora più entusiasti e divertenti.
divertenti. Esatto. E ci dispiace che non sia potuta venire Ivy, però ovviamente per problemi non è potuta venire, però si rifarà sì. con altre fiere esatto. sicuramente, quindi la salutiamo. Ciao Ivy. Ci guarda sempre e... ci guarda da casa, un telespettatore, abbiamo in lei. Questo è tutto, buonanotte e buone volte. Se non mi appoggi, guarda, non sei altro. Non sei. Io sono la stessina del gruppo, la emo, la silenziosa, quella che vuole tutto il tuo pensa. Guarda, non sei Ivy, proprio. Sei una brutta persona. Però era brutta. Dai, c'era una mano tipo Walking Dead in quella posizione là. No, però sembrava come no, fallo dopo, così ti inquadriamo. Non dice Kun però. No, Yuki, scopami. Oh, vai. Grande. C'è il video. Thank you. Fire your machine gun. Vuoi fare il cavolo? Non devi dire niente. Mi sono riprendere. Perché no? Niente. E la lista parlando con i suoi amici. Dai. Allora per ora ti prendo loro. Bash Yomi. Allora, no, e io sto diventando verde dalla rabbia. Quante altre volte la dovrei fare questa volta? Ma loro non l'hanno mai sentita. Ti stancherai mai? No. Non si vede niente. Ho detto nero, no verde, nero. Sono nero dalla negritudine. Dalla negritudine. Nero dalla depressione. Post fatto. Fa freddo più o meno sto coso. Fa freddo ma c'è il sole. Ma non fa.